Corso Verde, scendete qua e al bivio dove c'è il bidone c'è l'indicazione, andate là. C'è la protezione civile sul percorso verde e la croce rossa sul percorso giallo. Chi arriva ultimo non trova da mangiare. E lava i piatti. 3, 2, 1, via! Buonasera a tutti, sono Giuliana Moretti e faccio parte del direttivo della Casa Famiglia Pollicino, meglio della PF, e sono tra le organizzatrici di questa bella passeggiata tra le ginestre e gli ulivi. Siamo arrivati alla nostra 8ª edizione e quest'anno la partecipazione è stata veramente numerosissima, più di 400 persone hanno partecipato alla passeggiata e quasi tutti si sono anche fermati per la cena. Infatti, come molti sanno, soprattutto quelli ovviamente che hanno partecipato, abbiamo avuto la buona idea di spostarla al pomeriggio, la passeggiata, e fare poi la cena appunto sotto gli ulivi. È stata fondamentale la partecipazione di 90 volontari, e diverse, tantissime associazioni, tra cui il Comitato San Giovanni che si è preoccupato della cena. Il percorso è come sempre molto bello, molto vario, non difficile. C'erano due percorsi, quello più lungo di 12 km e l'altro più breve di 7, che era carrozzabile. Infatti su questo percorso più dei 2/3 delle persone hanno partecipato con bambini e carrozzine, con la possibilità di tornare poi col bus navetta. Questi momenti sono molto importanti per noi per diffondere l'informazione sull'affido, che consiste appunto nella possibilità che famiglie o anche single possano accogliere anche per periodi brevi bambini che temporaneamente sono stati sottratti alla loro famiglia. Quindi questo è un momento per noi di allegria, di spensieratezza, ma anche per far riflettere le persone e invitarli appunto ad avvicinarsi a questa realtà. Quindi siamo molto contenti di come sono andate le cose e sicuramente ripeteremo l'esperienza l'anno prossimo e vi aspettiamo numerosi. Grazie.
si se tenet.